l'imperatore Vespasiano, prima di morire, dice: me misero sto per diventare un dio. Ned Kelly, prima di salire sulla sedia elettrica, prima che attaccano la spina, aveva ammazzato 5-6 persone, dice: questa è la vita. San Francesco d'Assisi sul letto di morte: io la mia parte l'ho compiuta, la vostra ve la insegni Cristo. San Tommaso d'Aquino, dottore della Chiesa: vorrei delle aringhe fresche, possibilmente. Anton Chekhov: un calice di champagne. Generale Al Wilson si riferiva ai nemici che gli sparavano dalla trincea opposta: ah, non vi preoccupate, da questa distanza non beccherebbero un elefante. Nonno Mario alla moglie: fammele toccare. Antonio Gramsci: voglio dare un bacio a Gesù bambino. Criminale nazista Albert Meyer, il responsabile della strage di Marzabotto: non mi pento. Johann Wolfgang Goethe: una poco più telluccia, per favore. In questa bellissima liturgia che abbiamo prima evocato, il vescovo non doveva soltanto leggere questi 7 brani, doveva anche commentarli. E mica era facile. Allora vengono chiamati i più esperti predicatori, no? Da tutto il mondo. E c'era quello bravo, quello meno bravo, quello che faceva ridere, quello che faceva piangere. E tutto il popolo partecipa, tutti quanti vanno a questa liturgia importantissima, la più importante liturgia dopo il Sabato Santo, era questa qui, no? Allora tutti quanti andiamo a vedere chi è quest'anno, chi è che commenta le 7 parole, chi è quello dell'anno scorso, quello era bravo, eh? No, quest'anno no, c'è il canonico Rinaldo De Giovanni. Il De Giovanni, mamma mia, quello è tremendo! Il Signore mi ha messo alla prova, ma io ho resistito alla tentazione del maligno. Se l'ho dato il nome del Signore Gesù Cristo, ora e sempre. Calmati, figliuolo, calmati. Mi raccontami cosa è successo. Sì, certo, certo, certo. Questa mattina io ero andato nel deserto a raccogliere delle radici e mi ero alzato presto, di buon mattino, però nel deserto non ho trovato neanche una radice, nel deserto neanche una radice. E allora ho passato tutta la giornata digiunando e cantando lodi al Signore, digiunando e cantando lodi al Signore, digiunando e cantando lodi al Signore. Siamo nel IV secolo d.C., l'editto di Costantino. Boom! Una rivoluzione pazzesca! Ma che ne sai? Possiamo costruire cattedrali. Che bello! I sacramenti non li fai, i sacramenti! È vero che non li fai! Ospedali cristiani. Università cristiane. Biblioteche cristiane. Banche cristiane. L'ora di religione. La messa in televisione. Il biliardino in parrocchia. Il calciatore che bacia il crocifisso prima di tirare il rigore. Però pure il portiere bacia il crocifisso. E Dio che fa? Entra in crisi, un bel problema. Tutti e due hanno il bacetto, io che faccio? Chi abbandono dei due? Aspetta, non tirate, devo ancora decidere. Tiro, parata, il calciatore si butta a terra. Dio, perché mi hai abbandonato? Perché se la sega, ecco perché! Le boutique di abiti per preti e suore. Vi prego, vi imploro! Calciatori di tutto il mondo, smettetela di stressare Dio! I cantanti di Sanremo ospiti alle GMG! Cosa? Non bestemmiare! E che ci voleva un comandamento per di non bestemmiare? Quello ce n'aveva 10, ne spreca uno così. Il musical su Padre Pio, il coro di Frisina che canta le canzoni di Neck dal Papa, le pizzate dei laureati cattolici, la festa del ciao, le convivenze di riporto, la fila coi panini per fotografare il Papa morto, i presepi a Napoli con Maradona e Bin Laden, i predino global da Matteo. Chi è? Da Matteo 6, da Matteo 7, da Matteo 8, la Lux Vide, Don Mazzi, Madonna Luis Veronica Ciccone, Budget Bonzo! No. No, noi ce ne andiamo nel deserto.
deserto. E vivremo di nulla, di contemplazione, di digiuno, di silenzio, di preghiera. Andiamo a combattere col demonio. Sì, bella idea. Dicono che il demonio, con l'editore di Costantino, sia stato scacciato dalle città. E noi andiamo a stanarlo là dove si è nascosto e lo riempiamo di botte. Al momento della morte di Gesù, questo velo si strappa. Siamo alla quarta parola, la più famosa di tutte. Dio mio, perché mi hai abbandonato. E oh, te, leggi qua, te l'ho scritto qua. San Paolo, lettera ai Corinzi, capitolo 14, 27, 21. Ti leggi. E lì. Lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lo gridò con voce altissima, quasi credendo che suo padre nei cieli lo avesse abbandonato, quasi credendo di essersi sbagliato. E non sarà stato quello il momento in cui egli soffrì di più, pastore? Per il silenzio di Dio. E certo che è strana questa cosa che dice Gesù, è proprio strana. Gli infermieri che vedono morire un sacco di gente tutti i giorni dicono che quasi sempre il moribondo, quando prende l'ultimo respiro, se avessi ancora un po' di tempo. La domanda che mi faccio è un po' tremo, è questa qua. Ha messo la mano su questa faccia che non c'era e poi ha detto: quanto mi ha amato. Ma dopo un po' ha tolto, se non ci fosse Cristo sarebbe un orrore. Voi vedete un bel tramonto e dite: ah, quanto è bella la creazione di Dio. Poi vedete le larve che divorano le viscere di un bacarozzo ancora mezzo vivo. E beh, insomma, la bella creazione non è che ci pensate tanto, no? Oppure dite: Non vedete? Ah, piccini! Ah, cari amici miei! Non temetela voi la vita, ma com'è bella la vita quando fai qualcosa di buono e di giusto. Sì, sì, arriva Karamazov! Karamazov, disse a un certo punto Kolia, può essere mai vero quanto dice la religione, che noi risorgeremo dai morti e torneremo a vivere e che dunque ci rivedremo tutti quanti, e dunque anche Iliuska. E Alyosha rispose: certo, certo, ci rivedremo, certo, certo. Risorgeremo, certo. Un giorno ci rivedremo e lietamente e gioiosamente ci racconteremo a vicenda tutto ciò che è stato. Un giorno ci rivedremo tutti quanti, ci rivedremo tutti quanti.